Il passaggio ad una dimensione superiore interessa tutta la creazione, la terra, la dimensione minerale, vegetale, animale e umana, e in questo caso una parte del regno animale, cioè noi, passa alla dimensione umana, quarta dimensione, con trasformazioni fisiologiche e spirituali che sono previste da questo cambio? Ma questo quando? Adesso? La domanda è per adesso o per il futuro? Beh, diciamo in questo transito, cioè cosa accadrà quando si completerà il transito, presumo? Cioè, se coinvolge tutti, se è una cosa che riguarda solo l'umanità o l'intero pianeta nei suoi quattro regni? Sì, assolutamente. Riguarda l'umanità e nei suoi quattro regni, la Terra. La Terra passerà nella quarta dimensione, dove è sempre materia, assolutamente, però è una materia molto più meno densa rispetto alla materia di adesso. Ci saranno tre parti di astrale e uno di fisico per tutta la vita che c'è sulla Terra. Quindi gli animali avranno l'evoluzione che ha l'uomo oggi e l'uomo avrà l'evoluzione che hanno i fratelli del cielo extraterrestri. Quindi l'animale, chiamiamolo animale, l'evoluzione del cane, l'evoluzione del gatto, l'evoluzione dell'elefante, l'evoluzione del pesce, continueranno ad avere delle forme, una forma materiale molto sottile, ma prevarrà la luce. Quindi noi avremo a che fare con un animale dove prevale la forza mentale, cerebrale, e meno quella fisica, quindi gli animali feroci, carnivori, credo che saranno trasferiti in altri pianeti. Non ci saranno animali che mangeranno carne, ci saranno animali che mangeranno solo erba oppure plankton, cioè cibi del micro, non del macro. E quindi questi animali sono una nuova civiltà umana, animalesca, umana, che accompagnerà la super civiltà della quarta dimensione. Quindi noi possiamo avere degli animali belli, la famiglia che ricordava il gatto, la famiglia che ricordava l'elefante, ma che saranno utili alla società nuova della quarta dimensione. Quindi saranno tutti animali che produrranno qualche cosa che serve alla super civiltà. Saranno i lavoratori al servizio della superciviltà, non gli schiavi, i lavoratori, quelli che faranno le cose che manualmente facevamo noi e saranno accompagnati dagli androidi che la superciviltà creerà. Quindi gli animali avranno per legge evolutiva il compito di lavorare per la superciviltà e gli androidi dovranno aiutare gli animali a farlo, o viceversa. Questo è il panorama. Lo stesso le piante, tutto avrà più luce e più. C'è un animale marino che sarà l'essere padronimico di quella specie, che è il delfino. Il delfino sarà l'animale, cioè l'essere più intelligente di quel pianeta dopo la superciviltà già instaurata. Thank you.